Allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea Ferrero, la mia società si chiama Alma Italia. Intanto presento brevemente la nostra azienda. Noi siamo la filiale italiana di una società francese con sede a Grenoble. Ci siamo occupati ormai da 30 anni, io da 5, ma la società è dal 79 che opera nel settore della lamiera, per quanto riguarda la gestione delle macchine da taglio. Ci siamo resi conto negli ultimi anni, e il mercato l'ha richiesto in maniera decisa, che un grosso collo di bottiglia della produzione in generale, la produzione industriale, delle macchine che noi pilotiamo, era appunto la pallettizzazione dei pezzi. Quindi i pezzi tagliati avevano sicuramente dei tempi di scarico manuali che gli operatori dovevano investire per la pallettizzazione molto elevati e quindi ci siamo adoperati per trovare una soluzione software da abbinare in maniera universale alle macchine di scarico che possono essere, come vedete, associate a robot antropomorfi che quindi vanno a scaricare i particolari seguendo dei binari sui quali vicino allo scarico, oppure di portali cartesiani che vengono montati sopra il banco di scarico. Tutti questi sistemi lavorano in automatico con il nostro software come pilota, come cervello, diciamo. Quindi abbiamo ideato un sistema che ottimizza lo scarico dei particolari tramite un utensile specifico. Quindi abbiamo cercato, tra le altre cose, Alma Italia è diventata PMI innovativa di recente, quindi abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo e tramite l'aiuto di progettisti abbiamo ideato questo utensile speciale che viene agganciato al robot di scarico, che abbiamo chiamato Bipode, che tramite questi due, chiamiamoli bracci, indipendenti, riesce ad ottimizzare, oltre al calcolo delle prese tramite ventose piuttosto che magneti sul singolo particolare, come vedremo nelle prossime slide, va ad ottimizzare anche la pallettizzazione stessa. E quindi ciascun braccio del bipode riesce a scaricare su un diverso pallet. Il bipode riesce ad alzare uno dei due bracci, come vedremo nel video, e ottimizza appunto i vari pallet di scarico. Quindi la presa dei pezzi è facilitata da questo sistema. Abbiamo notato un grosso incremento della produttività e della qualità dello scarico stesso. E abbiamo chiamato questi gripper a ventosa o magnetici, come anticipavo, che possono essere montati su questo utensile oppure direttamente al polso del robot. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui il nesting che arriva dal nostro CAM viene caricato nel sistema di pallettizzazione, il calcolo delle prese va a decidere se sia ottimale utilizzare questo utensile o piuttosto su particolari molto piccoli. Sia più opportuno andare direttamente solo con uno dei due utensili montati direttamente sull'elemento. Un altro grosso vantaggio è quello che l'intercambiabilità di questi utensili consente di associare e di agganciare, diciamo, al robot anche utensili che servono per il carico e scarico della lamiera. Quindi il banco di taglio e il banco di scarico, i pallet che possono essere Europallet, eccetera, vengono associati al calcolo direttamente. Che cosa succede poi nel momento in cui i pezzi vengono scaricati sulla lamiera? Il robot va a scaricare i particolari, vedete nell'immagine in alto a destra, il calcolo delle prese è la prima immagine. Abbiamo un algoritmo che consente di impilare i particolari sui pallet successivamente. E questo è un po' il punto cruciale del nostro lavoro.
Perché? Perché la pallettizzazione classica, quindi per pezzo singolo, tutti i pezzi vengono caricati, tutti i pezzi identici vengono caricati su varie pile, tramite il nostro software può essere indirizzata secondo degli elementi e delle informazioni che ci arrivano dai gestionali di produzione piuttosto che dalla produzione stessa. Quindi parliamo di fasi successive di lavoro, ad esempio tutti i particolari che vengono successivamente piegati appartenenti alle commesse di lavoro di uno specifico, che arrivano da uno specifico gestionale di produzione, possono essere caricati sul determinato pallet. E questo caricamento avviene tramite un algoritmo di nesting su pallet, quindi il nesting che noi calcoliamo ha un algoritmo che viene riprodotto anche per il piazzamento dei pezzi sugli euro pallet. Come vediamo, gli elementi che ci consentono di arrivare a questa soluzione sono il nostro software offline, quindi da ufficio carichiamo i nesting e calcoliamo prese e posizioni di scarico, un supervisore che ci connette di gestire la comunicazione che noi con il robot stesso, quindi gestisce le anticollisioni, le sequenze e i movimenti veri e propri del robot, e il nostro utensile bipode. E questa è la nostra soluzione per i robot. In parallelo abbiamo una soluzione su portale cartesiano, quindi la nostra esperienza software dà la possibilità all'utente e all'integratore di robot piuttosto che il costruttore del portale di sfruttare la stessa tecnologia software per diverse applicazioni. Vedete che nell'immagine in basso a destra abbiamo i portali con i due bipodi caricati, quindi riusciamo a scaricare fino a 4 pezzi contemporaneamente, e una volta effettuato il picking di questi particolari lo scarico sui pallet può avvenire indipendentemente su ciascuno dei quattro bracci. In più, chiaramente rispetto al discorso robotico, abbiamo il software di motion del portale cartesiano, okay? Quindi c'è una gestione in più che ci consente di evitare le collisioni e di fare un calcolo efficace e ottimizzato di quella che è il nostro piano di lavoro, diciamo, cartesiano. Questo sistema, nell'ottica dell'industria 4.0, direi che si inserisce come anello finale di una catena di automatismi, ok? Quindi in questa slide abbiamo voluto sintetizzare brevemente quello che è tutto il flusso di lavoro, il workflow, che un'azienda tipo nel settore lamiera ha come obiettivo, no? Quindi abbiamo i sistemi CAD, okay, che vanno a caricare i particolari 3D con i nostri sistemi di sviluppo automatico tramite Assembly piuttosto che con il classico DXF. Vengono caricati i file 2D nel CAM, quindi il CAM, il nostro Alma CAM, riceve i particolari e gli ordini sia in manuale per aziende che non hanno sistemi di produzione complessi, oppure tramite ordini di produzione che provengono da gestionale, esegue i nesting specifici per evadere le commesse, andando ad evadere la fase chiaramente di taglio, che è la prima per questo tipo di aziende. I nesting vengono letti dal nostro software di pallettizzazione, dal nostro software. Quindi i nesting vengono caricati in software, le fasi sono quelle che ho spiegato prima, quindi la fase di calcolo delle posizioni di presa, il picking, il calcolo delle sequenze di scarico e la decisione di come pallettizzare. In questo senso, come dicevo, decidere qual è la pallettizzazione può essere un elemento che arriva da gestionale. Quindi ad esempio abbiamo una tracking unit calcolata e impostata sul pezzo, che viene trasferita prima alla commessa e successivamente al software di pallettizzazione. La macchina chiaramente
ha poi il suo magazzino lamiere, quindi noi ci interfacciamo e abbiamo già alcuni partner che lavorano con noi sia per il discorso robotica che per il cartesiano che per l'interfaccia con i magazzini, perché tutte le lamiere che vengono tagliate e caricate sul nostro sistema vengono richiamate da un magazzino a torre, magari con dei cassetti, o come vedremo nell'installazione specifica di un nostro cliente nel video che proietterò a breve, abbiamo un magazzino che sta sotto il banco di scarico. Okay? Quindi software programma il nostro scarico, rispetta le regole di palletizzazione e genera il file numerico che il supervisore utilizzerà per gestire il robot, la macchina di taglio e, come dicevamo, il magazzino automatico. Ok? Adesso, ecco, si può magari abbassare leggermente, vabbè, è uguale. Quindi questo è un esempio, diciamo, pratico, ok? Questo è il nostro cliente pilota che si trova a Ravenna. Un robot che riesce a caricare fino a 700 kg. Vedete che il nostro cliente è molto fantasioso, si è creato un suo sistema di carico lamiera personalizzato che noi siamo riusciti a diciamo integrare nel sistema. Quindi la lamiera viene caricata, di fianco a questo punto di carico abbiamo un tavolo sul quale il robot, come vedremo, andrà a pallettizzare e sul quale poi il cliente procederà a spedire i particolari sulle operazioni successive. Questo è il nesting tagliato, adesso vedremo come viene effettuato il cambio utensile, quindi viene sganciato il sistema per caricare la lamiera e viene caricato questo famoso bipode di cui vi ho parlato poc'anzi. I bracci, come dicevo, sono indipendenti, in questo momento sono caricati utensili a ventosa. E qui abbiamo i nostri Europallet. Quindi sugli Europallet, come dicevo, lo scarico esegue un nesting specifico e un'altra importante novità in questo senso è il nesting piramidale. Quindi oltre alla pallettizzazione per pezzo, secondo le varie regole, stiamo lavorando e collaudando anche la possibilità di andare a pallettizzare i pezzi diversi uno sull'altro. Questo consente di, chiaramente andando a calcolare la tipologia e la geometria del pezzo da palettizzare, perché essendo pezzi differenti c'è il rischio che poi la pila non regga e che quindi si faccia un pasticcio, stiamo collaudando una soluzione in questo senso. Adesso vedremo, dopo lo scarico di queste listelle, in questo breve video, anche lo scarico di due pezzi contemporanei tramite i due bracci. Dietro a questo scarico che vedete, quindi qui chiaramente sembra tutto bellissimo e facilissimo, c'è un know-how della nostra azienda che fa sì che tutti questi particolari vengano tagliati con delle preparazioni specifiche per evitare, ad esempio, che ci sia una sovrapposizione dello sfrido al pezzo. Ecco, vedete adesso qua c'è un picking doppio, quindi i due bracci vanno a scaricare gli elementi uno per uno. E voilà. Riusciamo praticamente ad arrivare a un rating di scarico superiore al 90% dei particolari, quindi senza inserire chiaramente microgiunzioni. Nel caso il sistema valutasse e trovasse delle microgiunzioni sul nesting, i pezzi non vengono considerati chiaramente per lo scarico.
Quindi questa era un po' una panoramica del nostro prodotto, spero vi sia piaciuto, e qui abbiamo anche i nostri contatti, vi ringrazio per la vostra attenzione.